tutti e tutte, come state? Spero stiate tutte bene in questo periodo un po' particolare nelle nostre vite e per la situazione. Vabbè, e niente, oggi come vedete sono in stesso posto, ma posizione leggermente diversa. Sono accomodata alla scrivania perché, come avete letto nell'evento, oggi realizzeremo un progetto top secret, perché neanche io sinceramente lo so, so quante voi, insieme ad Eleonora che ci farà fare questo bellissimo progetto, immagino perché non l'ho visto. E niente, quindi avete preparato un po' di materiale, avete preparato i cartoncini di recupero, avete preparato i CD se li avete, se no, visto che Eleonora ha suggerito che il progetto si può fare ugualmente, magari tagliando un cartoncino e facendo un furo al centro. Quindi, anche se non avete tutti i materiali dell'elenco, state tranquilli perché il modo di farlo si trova. Poi, insomma, abbiamo questa qualità anche un po' di adattarci, no? Quindi si può fare tutto con poco e con tanto. Allora, niente, quindi io aspetto un attimo che state arrivando, come vi abbiamo scritto, scusate, perché vedete solo me, però come al solito c'è anche Leandro che sta dietro Ciao. le... Ciao, eccolo, che come al solito sta dietro la telecamera, però è presente, quindi insomma se avete dei messaggi anche per lui potete scrivergli e lui risponde perché è presente. Allora, questa diretta è la prima che facciamo anche per tenervi un po' compagnia e fare questo progetto tutti insieme, quindi speriamo di darvi qualche ora di spensieratezza, di allegria e di creatività come al solito. E ciao Carla, vedo che arrivano i primi saluti, grazie di essere con noi. Ecco anche Santina, ciao ciao. Allora, vedo che sta arrivando anche gente, quindi come ho scritto nell'evento, ciao Margherita, ora inizio, se poi dimentico qualcuno, ciao Ale, se poi dimentico qualcuno non ve l'abbiate a male. E come vi avevo scritto nell'evento, se qualcuno di voi ha il coraggio, ciao Laura, di mostrarsi e magari mostrare quello che fa Grazie. insieme, cioè, ecco, infatti, mi arrivano i saluti anche per Leandro, che sta facendo mentre ci segue, potete venire anche in diretta con noi, ce lo fate, vi daremo, diciamo, le indicazioni e vi faremo apparire insieme a Eleonora che ci guiderà in questo progetto e che adesso io chiamerei in causa. E ciao Laura, e quindi Eleonora, facciamo entrare Eleonora. Ciao Eleonora! Ciao a tutti. Allora, Bentornati. come stai? Ciao Veronica. Bene, Ah, bene. bene, bene. Allora, ci hai tenuto all'oscuro di questo progetto, anche noi, quindi sicuramente non ci crederanno, però dai tu anche tu la tua parola che noi non sappiamo niente di Yupla. Ti abbiamo dato carta bianca su questa cosa. Grazie innanzitutto per l'opportunità di aver fatto con voi questa diretta e questo progetto. E oggi ci teniamo compagnia. Ho creato un progettino che adesso, appena iniziamo, vi inizio un po' a svelare e lo realizzerete al buio, Ecco. seguendo le mie indicazioni. Adesso Quindi, sono più agitata finché non ho... di che mai. Va bene. E con Ok. noi a realizzare il progetto c'è anche la Maria Antonietta. Ecco, vediamo lei. Ciao, io sono prontissima. Ho Maria Antonietta. seguito le indicazioni di Leonora. E ho preparato i materiali e niente, sono pronta, mi prudono le mani. Bene, bene. Allora, io direi di iniziare. Vedo, visto altri saluti, ma non ho fatto in tempo a salutarvi, quindi magari dopo riguardo un attimo, mi faccio suggerire dagli altri le persone che hanno scritto. E quindi niente, io che facciamo? Partiamo? Eleonora, sei pronta? Io no, Pronti? però andiamo. Allora, quindi vi inizio a svelare che andremo a realizzare un mini album. Un mini album che ho intitolato My Special Memories Quarantine.
ovviamente questi giorni sono molto particolari per tutti, però nella quotidianità cerco sempre di immortalare piccoli momenti felici, e quindi anche stando in casa con le persone e con la propria famiglia si possono trovare questi momenti e questi sorrisi da mettere, da fotografare e da ricordare. Quindi partiamo, pronte? Sì, prontissime. Io ho tagliato quei cartoncini che avevi indicato e vediamo. Allora, scatole, quelle che avevo del cane, di creme, quindi proprio super riciclo. Bene, quindi questi saranno le basi delle nostre pagine dell'album. Ma per iniziare direi che partiamo con la copertina. Ok. Che è un po' la cosa più lunga da fare, però è quella che nel momento in cui è fatta vi darà grande soddisfazione. Bene. Allora, per la copertina dovete prendere un CD di uno dei due che avete preso. Chi non dovesse avere il CD può realizzare un cartoncino di diametro 12 centimetri e fare un foro al centro. Io ho trovato questi in casa, quindi vado con questi, che è il divisorio dei CD, quindi insomma la misura è quella e anche io procederò con questo. Perfetto. Anche tu l'hai finita. Sì. No. Allora, per la copertina iniziate a prendere le stoffine, o la stoffina, dipende che quante ne avete recuperate. Chi non dovesse avere trovato la stoffa può utilizzare la passamaneria, i nastri, ok? Ok. La stoffa la dovete tagliare a piccole strisce. Sì. Ok. Di almeno un centimetro e mezzo, due centimetri, non di più. Ok. È una stoffa molto grossa, proprio sottili nel taglio. Allora, io ho il jeans da tagliare, sto un po' più sottile? Anch'io ho usato un jeans, dipende dalla grossezza del tuo jeans. Se è molto, molto grosso. È molto. Allora, dimmi. Quanto le facciamo lunghe le strisce? Fai dal lato lungo della stoffa. Ok. Se ovviamente non basteranno per rivestire, per fare quello che dobbiamo fare, ovviamente si possono poi dopo andare a fare le aggiunte senza problemi. Ok, allora intanto, perché in realtà io non ho un pezzo di jeans, ho proprio un paio di jeans, quindi intanto ritaglio una gamba. Okay. Che strappa, va bene. Strappatela, che fate prima. Se avete una stoffa che non si strappa perché o è molto grossa o qualche altro motivo, insomma, che non ha una tramatura regolare, potete tagliare direttamente con le forbici, le striscioline. Se no, andate a strappo, che è molto più veloce. Allora, io nel dubbio faccio una striscia molto lunga, poi eventualmente, se non basta, faccio l'aggiunta, giusto? Sì. Io un paio. Io voglio esagerare. Ancora qualcheduna in più. Che poi dopo, se non vi dovesse bastare, potete sempre aggiungerne in secondo momento, mentre l'andiamo a realizzare. Io ovviamente sono sempre indietro, come sempre, però adesso ci vedo di accelerare un po' i tempi. Ok. Allora, per chi sta facendo il progetto insieme a noi, mentre io tagliuzzo, e niente, se avete domande, fatele pure, che Eleonora risponde. Io ne farò molte, quindi non abbiate timore. E fatevi avanti. Allora. Io le ho tagliate. Intanto che Claudia continua a tagliare, sì. Per attaccare la stoffa
potete usare o il biadesivo oppure anche la colla caldo. Ok. Io col jeans ho usato la colla caldo perché era molto, cioè, era sottile, però una stoffa abbastanza insomma, tramata. Se no, il biadesivo, quello grosso che si spela, insomma, tipo scotch. Io vado ad attaccare la mia collina a caldo, allora, via. Io chiedo aiuto all'assistente, io qua. Leandro, con la favore. Dai, sono indietro. Vammi a prendere la collina a caldo. Claudia, fatti aiutare dall'assistente. Niente, non... Non ti aiuta? No, proprio mi ignora. Allora, quindi dovrò fare l'operazione da solo. Dicevo che è molto più veloce perché è un puntino di colla e poi continuate, dopo vi dirò come. Quando siete pronte mi dite via e andiamo. L'assistente alla fine è stato gentile. Quindi vado ad attaccare. Ci sono quasi, eh? Vai, intanto partiamo così. Vai, io ora parto, vai. Possiamo partire. Ho fatto tante striscioline. Allora, prendete una prima strisciolina e... Il capo lo attaccate a metà del CD. Fai vedere? Gira? Così, va bene. Giusto per fissarlo. Va bene, okay. Per fissarlo lì. Dopodiché, quando avete fissato il capo iniziale della stoffa, dovete praticamente girare questa stoffa dentro e fuori, rivestendo tutto il CD dentro e fuori dal foro centrale. Ok. Allora, io poi attaccherò una cosa fondamentale. Quando tirate la stoffa, cioè dopo che l'avete inserita nel forellino, quando la tirate, tenetela bene tesa, in modo che al centro non occupi troppo spazio, cioè che sia bella tesa. Ok. Ok. Occupando spazio, lì il rischio è che il foro si intasi. Ok. Dai. Eleonora, così? Sì, così. Ok. Allora, Barbara fa una domanda. Antonietta. Sì. Dirà, se volete dare dei punti di colla per fissarlo in modo che non si sposti. Ok. Nella parte. Un attimo io. Insomma. Allora, Barbara ci sta facendo una domanda, cioè a te. I cerchi di cartoncino devono essere della stessa identica grandezza del CD? Direi di sì, perché ovviamente abbiamo impostato tutto il mini album con quella dimensione. Perfetto. Quindi anche i cerchi di recupero che sono stati fatti tagliare precedentemente avevano la dimensione di un CD. Tutto quello che andremo a fare avrà la dimensione di un CD. Se non avete il CD e dovete partire da zero a fare tutto, potete fare un diametro che volete, insomma, in un certo senso è molto libera la cosa. Ok, perfetto. È tutto dalla stessa dimensione. Allora, Carla invece, tu vedi le domande, Leonora? Sì. Intanto vado. Vai. Allora, la Carla ci chiede quante strisce. Carla, inizia a tagliare e poi, quando ne hai fatto qualcuna, inizia a assemblare, come sta facendo anche Maria Antonietta. Se non ti dovessero bastare, le aggiungi man mano che fai il lavoro. Claudia. Se passi ti vedo. Ciao Claudia, allora la stoffa se hai un pezzo lungo taglia le strisce nel verso nella lunghezza. Non ho delle strisce da darti perché
puoi fare le aggiunte se dovesse bastare. Io l'ho fatte lunghe così, tanto per rendere un'idea, che saranno 50 centimetri e poi li aggiungo via via. Sì, sì, sì. Intanto io sto aspettando che la colla... La mia già in azione. Ah. Eleonora, io continuo, quindi unisco, continuo da qui, vero? Ok. Sì, dove finisce la striscia, la attaccate con la colla a caldo e proseguite con l'altra striscetta, sempre attaccata con la colla a caldo, fino a rivestire tutto il CD. No. Ok. Ciao Margherita. Devi sapere che io sono la classica che non butta via niente e quindi accumulo un po' di tutto e mi piace riciclare nello scrap anche un po' le cose che non sono propriamente da scrap, quindi in questo caso i CD. Maria Antonietta, ridi? Sì, mi chiedono se volevo un caffè, ho detto sì, mentre faccio questo... Mi piace tantissimo l'idea che hai avuto, Eleonora, proprio tanto, e bella anche questa cosa del riciclo, e soprattutto in questo periodo che magari non ci possiamo muovere troppo per trovare materiali, è stata una svolta. Io ho preso il via con le mie striscette perché adesso la colla a caldo funziona. Si è scaldata, appunto, funziona. E quindi vado. E poi è bellissima l'idea anche di utilizzare la stoffa, mi piace tanto l'unione di questi materiali, carta e stoffa. Sì, anche a me piace mixare molto nello scrap. Infatti nei tuoi lavori le metti spesso questi due elementi. Sì, Ornella, come dici tu, siamo tutti delle accumulatrici. Sì, sì, è vero. Ciao Sara, ci sta seguendo anche Sara. Sara! Saluto Tina. Giustina. Ciao Tina. Allora, Claudia, vedo che il tuo è molto molto grosso, di jeans. Dopo poi ti dico un segreto se si chiude il buco centrale. Ma spero di no. Però vedo che mi sta venendo cicciotto. Provo ad allargare un po', Se ti vedo in difficoltà ti dico cosa fare. Brava, tu veglia su di me. Io ancora invece riesco, C'ho un pertugetto. Sì. Brave, brave, brave. Grazie, grazie. Poi alla fine ci dà il voto, tu non lo sai. Aiuto. Scusate che rispondo un attimo a un messaggio, perché poi in questo momento devo anche rispondere se ci sono delle urgenze, devo scrivere, devo rispondere in diretta. Un attimo, Vai. Tanto qua. Intanto noi qua giriamo. La mia lunga. Claudia, a che punto sei? Come sei messa? Mi viene cicciotto. Forse ancora dovrei andare il consiglio per il buco. Mi sa. Perché il jeans la vedo bella, bella tosta. Perché io adoro il jeans, no? Come c'è la possibilità? Ecco Laura. Laura, stai facendo il progetto con noi? A te Claudia, anche a Claudia si sta chiudendo il buco, fammi vedere quanto sei arrivato. Deve essere il nome allora. Non vedo. No, vai. Anche Claudia Bovo ci dice che il suo buco centrale si sta chiudendo, Ele, quindi che cosa...
c'è spazio. Allora, finché non riuscite più a inserire niente, neanche con la punta della... con l'aiuto di una punta di una forbice, continuate a girare. Noi ci stiamo. Vai, poi dopo... cioè, e fu posso, così. Se no voi ve ne approfittate, lo fate subito e... Ah, ecco. E fu così che si spaccò il CD. Antonietta, è già finito? Sì! Brava! Sono velocissima! Brava. Quando arrivo alla fine? Solo uno fatene, ferma! Barbara Centore, solo uno fatene, non tutti e due, solo uno! Barbara, uno! Barbara la conosco molto bene, sì, Barbara, uno! Troppo veloci! Eleonora, io rimango ferma così, aspetto tue indicazioni, ho allora, finito il giro. Ok, tu hai finito, quindi tagli okay. E cerchi di incollarlo in modo che, insomma, okay. Bene attenzione che non sia svolazzante. Ok, taglio, incollo e prendo il mio allora, caffè. Scusate, a me la ci dice, l'assistenza è stata imbavagliato. No, però diciamo che ha scelto di restare in silenzio perché poi con tutte queste donne al lavoro rischia anche di prendersi delle parolacce o di interferire con il lavoro, quindi ha deciso di non correre il rischio, e, però è qui che ci segue. Fra l'altro io avevo detto anche, fai anche tu la tua versione, no? Così abbiamo una versione... maschile, anche fuori diversa, originale, ma in realtà... Ma se io sto alla regia non posso stare a giocare con queste cose. Preziosissima regia quella di Leandro, tra l'altro. Sì. Ne sa... Vero, Leandro? Perfetto, ma... Prendo il mio caffè, allora. Ma tu hai già finito? No, vai! Sì. Me sono lentissima. Fai vedere, Claudia, che ti dico, no, ma ancora ne hai. No, ne dovrebbe rimanere un quarto di solito. A me, quando ne è avanzato un quarto, sono dovuta intervenire in un altro modo. Ok. Ragazzi, sto un attimo... Ecco in difficoltà. Se prima ero lenta, ora sono lentissima. Come sono messe le ragazze in linea? Che non... Fateci sapere, ragazzi, a che punto siete. Sì. Se avete bisogno con me di aiuto. Barbara ha detto: il primo è già pronto. Là, proprio sono proprio io. Solo quello, Barbara, solo quello. Barbara, vuoi venire in diretta con noi? Sì, Barbara, vieni con noi. Sì, ci dai, così io intanto finisco. Dai, che ti fai vedere cosa hai fatto. Dai, Barbara, non essere timida. Dai. No, no, ti ma Barbara non è timida. Grazie, Ornella, grazie. Ti voglio bene. Che cosa dice Ornella? Barbara ci sta chiedendo come è possibile venire in diretta. Allora, Barbara, come stai vedendo, c'è un banner, sta dicendo, vuoi venire in diretta con noi? Usa questo link. Se tu scrivi sul tuo browser, sul tuo computer, quell'https streamia.com/kzes33, via dicendo, quell'indirizzo lì, puoi venire in diretta con noi. Ora te lo scrivo anche sui commenti qui dello streaming di Facebook, così puoi cliccarci direttamente. Molto bene. Oh, mentre io lavoro incessantemente, Maria Antonietta, sei già presa il caffè? Sì, sì, io ho preso il caffè, che era buonissimo, e niente, aspetto. Va bene anche dall'iPhone, Barbara. Allora, intanto posso dire che cosa... Eleonora è arrivata. Ciao, Eleonora! Ciao! Abbiamo Secondo iniziato... Secondo me c'è tempo a recuperare, Eleonora.
Sì. Credo proprio di sì. Ho visto lì. Allora, stiamo realizzando un progetto, un mini album al buio, quindi solo io so che cosa si andrà a realizzare. Vi sto dettando tutti i vari passaggi per poterlo realizzare insieme a noi. Quindi si è partiti dalla copertina, prendi il CD che era nei materiali da recuperare e la stoffa, la tagli a striscioline di un centimetro o due centimetri massimo, e poi la devi avvolgere tutta dentro al foro del CD per rivestirlo, quindi dentro e fuori fino a rivestire tutto il CD. Se la stoffa è sottile riesci meglio, ok? Se è grossa tu fai fino a dove riesci e poi dopo vi dirò come procedere. Io per adesso un pochino ce la faccio, qualche altro giro ce la faccio. Vai, Claudia, rispondi tu alla Carla? No. Che cosa dice? Ho dovuto iniziare di nuovo, devo andare di nastrino di raso. Ah, perché non hai la stoffina sufficiente. Puoi mixare. Puoi iniziare. Ciao Leonora. Dai, raggiungici. Guarda, Mari, come se la prende comoda mentre sto qui. Sto sudando, senti, capisci? Sono sicura che ci sarà l'intoppo fra poco. No, è andata troppo bene. No. Allora, manca un pezzettino. Vediamo se riesco senza il barbatrucco di Eleonora oppure no. Ma ho i miei dubbi. Dimmi. No, chiedevo se potevo provare. Ti ho detto di sì. Grazie. Ti ho risposto. Non l'avevo vista. Qui ci sono dei messaggi in codice fra... Caspiterina. Vado a provare, mi alzo. Quindi è tempo anche di fare prove di video. Sì, perché vorrei riprendere anche il mio piano di lavoro, che oggi non si capisce, ma fa un po' di problemini. Sì, perché spiego, anche Maria Antonietta doveva avere il suo piano di lavoro così come ho il mio, però diciamo che come al solito c'è stato un piccolo problemino tecnico e quindi siamo partiti senza il suo video. Carla, Barbara, credo Carla, non so chi è che è entrato in questo momento perché è entrato con il nome Youpl e quindi mi era stato difficile capirlo. Per poterlo mandare in onda, credo sia Eleonora, non so. Ora se la fai entrare ci dirà chi è. No, perché ha il device disconnesso, quindi deve attivare la camera. Quante cose questa tecnologia. Con la carta e la stoffa è tutto più semplice. Forse non si direbbe da quanta fatica sto durando a fare questa cosa, però... Nel mio piano di lavoro, eccolo. Ciao. Come al solito entra con l'eco, è entrata e si sente con l'eco. Parla più piano, Maria Antonietta, non ti preoccupare. Va bene. Io intanto mi sto aiutando con le forbici. Fai vedere. Ok, allora dopo quel triangolino lì ti dico come fare. Perfetto. Forse è il caso, se non sto qui fino a mezzanotte. Ecco Barbara. Ciao. Ecco Barbara. Sì, è Barbara. Non si sente l'audio. Aspetta che ti attivo. Aspetta. No, non ti funziona l'audio. Ma si è disconnessa di nuovo, vabbè. Claudia, ci sei? Sì. Allora, adesso invece di continuare a inserire dentro, visto che il foro si è diciamo chiuso, tu
tu fai la finta, quindi rivesti con dei pezzettini, con dei nastrini, senza entrare nel foro e li blocchi praticamente quasi vicino al foro. Ah, ok, perfetto. Quindi tutto con la colla a caldo e il foro non coprirlo, un po' più su. Un po' ok. Ma no, non nel foro. Eh? Non nel foro. No. Okay. È prima del foro, qui l'ho fermato. Ah, ok. Ma vabbè, questa cosa che mi si è chiuso il foro non preclude il progetto, no? Anche a me. Eleonora? Sì? Ah, dicevo, non compromette la riuscita del progetto il fatto che il buco... No. Anche a me è successo. Ah, ok, perfetto. Sto più tranquilla. No, adesso fai la finta, quindi praticamente prendi il nastro e lo fai partire da dietro vicino al foro, poi lo fai girare fino al foro davanti e li blocchi in quei due punti lì e via fino a che non hai finito. Sì, che manca veramente poco, comunque. Meno male che l'assistente mi ha passato la colla a caldo, però, perché sennò... Poi magari allargo anche un pochino quelli che ho già messo, così riduco lo spazio da coprire. Vestiremo solo la copertina, Eleonora, vero? Così, giusto per sapere. Sì, quella dietro non è da fare nello stesso modo, sempre con la stoffa, ma non così. Ok. Poi dopo cariche che andiamo avanti, Io sono certo. Prontissima. Claudia? Sì. Vai. Appena riesco a risolvere questa bega della copertina, parto di slancio, spero. Ma Barbara l'abbiamo persa? Infatti, più Barbara. Dalla regia che dicono? Abbiamo perso Barbara? No, non l'abbiamo persa, ma non gli funziona l'audio. Perché risulta il microfono non connesso. Ma forse non è che quando ha fatto, magari non ci capisco molto, ma ho visto che quando ci colleghiamo ci chiede di abilitare audio e video. No, è proprio lei che non abilita il microfono. Ecco, bravissima. Perfetto. Oh, che bella, vedi? Bello, sì. Mi piace. Bravissima, mamma mia. Comunque Barbara, non hai attivato il microfono. È per quello che non ti sentiamo. È chiuso? È chiuso. Non lo so. Vabbè, comunque ci ha fatto vedere il progetto. Vai. Grazie, poi ti aspettiamo per le altre pagine, perché ormai ci ha fatto vedere la copertina, aspettiamo anche il resto. Sì. Grazie Barbara. Ah, vedi, Barbara è stata la prima coraggiosa che è venuta in diretta con noi. Io ne aspetto altre. Ho lanciato il messaggio, chi vuole intendere? Brava. Nel frattempo si vede che scotta la colla a caldo, ma tanto è normale, ormai non è più le impronte digitali nelle mani, quindi... Comunque sei la più lenta. Perché ho avuto l'intoppo del jeans. Ci sono quasi l'ultimo pezzettino. Sono fatta un'ustione di terzo grado? Se stai adesso grado non parlare. No, non va bene, sempre bene. Non so che ho esagerato, però. Io direi che ho finito, dai. Fai vedere? E adesso rifinisco un attimino, taglio un attimo qua. Sì, perfetto. Ah, vedi? Ho anche l'ok della maestra? No, ma... Una piccola rifinitura così. Allora, intanto vi dico che cosa ho usato
fatto in copertina. Okay. Allora, per la copertina ho usato questo alfabeto. Sì. Questo qua. Dei legnetti. E poi ho usato le paroline della... Ah, tutto. No. Ecco, okay. Le paroline Perfect Day, queste. Sì. Foto. Ok. E nel senso che non ne avevo un po' di qua, un po' di là, perché erano finite. Poi, quindi, in copertina c'è il titolo che io ho scelto, che è My Special Memories Quarantine, dove Special Memories sono le paroline e invece il resto è fatto con l'alfabeto. Ok. Altra cosa in copertina sempre, ho messo la prima parte quarantine sotto e la prima parte della frase sopra al foro, un po' decentrato. Altra cosa, dei piccoli ritagli che io avevo nelle carte che avevo scelto, che io avevo dei ritagli di casette, quindi se volete invece mettere dei fiori, volete ritagliare dalle carte che avete scelto per poi proseguire nella realizzazione dell'album, qualche richiamo che può poi dopo essere anche nelle pagine interne. Ok, allora, scusa, io ripeto perché mi sono persa un attimo, tu il titolo l'hai messo tutto sopra il foro o un po' sopra, un po' sotto? Allora, sopra il foro ho messo My Special Memories e sotto, sì, Quarantine. Su due, okay, righe, quarantine su due righe. Ok, allora io mi prendo un po' di letterine. Se fosse un po' così, guarda Claudia, un po' centrato nel CD. Sì, vabbè, ora vedo un attimo quello, grazie, che posso fare. Vediamo anche. Queste. Sì, va bene, io ho usato queste, ma se hai quelle va bene. Sì, magari uno il titolo può anche leggermente cambiare, sì, no? No, certo, adesso se voi non volete fare questo titolo, potete fare il titolo che volete. Ok, ma vediamo un attimo. Diciamo che se volete iniziate paroline con alfabeto. Ok. Ciao Rita, ecco anche Rita che si unisce a noi. Stai facendo il progetto o, ciao Rita, o no? Ah, che Sara ha detto che ha finito la copertina. Brava Sara. Sara, ce la vuoi far vedere anche tu la copertina o no? Quarantine, con cosa l'hai scritta? Quarantine l'ho scritta con questo alfabeto, che è l'alfabeto Fanny. Sì, esatto. Se vi piace in italiano potete scrivere quarantena, insomma, se non vi piace il tema potete scrivere My Best Memories, non so, di Summer 2019. Potete cambiare, se non vi piace. Ma io opterò per un titolo un po' più generico. Forse, magari scrivo My Special Memories. Anche io. Scopiona. No, perché mi piacciono tantissimo questi che sono i glamour. Sì. I Prisma. Ok. Ok. E quindi credo che di mettere, vedi, questo. Bello. Però devo ancora capire bene, quindi intanto lo appoggio, poi magari lo metto dopo. Sì, sì, intanto anche io preparo. Io invece ho optato per quest'altro alfabeto, che è quello nostro classico. Vediamo un po'. Mai. Piace staccare
gli alfabeti. Sembra di essere tornata alla scuola. Sono belli, sì. Sono trovato io, ma credo che metterò questo, catturo ogni momento. E Eleonora, posso farti una domanda? Dimmi tutto. E qualsiasi cosa io scelga adesso di mettere, non devo coprire il buco, ovviamente, per il progetto finale, oppure... Diciamo che il buco centrale del CD è solo decorativo. Ok, perfetto. Non servirà quello per la rilegatura. Ok. Cioè, è bello tenerlo libero per far vedere questo gioco di tessuti che entrano e escono, ma non okay. È... Non servirà nella rilegatura, no? Ecco, io mi sa che lo coprirò visto che ho questa cosa di appiccicotto. Carla chiede come si ferma con il nastrino. E con la cola a caldo. Prima ho visto, era apparsa anche Claudia Casella? Sì. Eccola. Ciao Claudia! Ciao Claudia! Io potrei optare per una cosa del genere. Che dite? Carina! Bello! Sì. Ciao Gelsomina! Intanto gli butto la di salute. Ma sì, dai! Ora intanto... Lo poggio un attimo sopra e poi ci rimugino un po', E ci voglio pensare un attimo, perché poi voglio vedere bene le carte che userò, se si abbina. Sì, possiamo comunque ovviamente, potete tenerlo così in stand-by, senza andare ad attaccare e poi assemblare dopo la fine. Ok. Sì. Sì, poi vediamo, magari con qualcuna decorazione o fiori, sposterò un po' le lettere, adesso vediamo. Però diciamo l'idea... Mi piaceva di mettere le lettere stondate che seguono il cerchio. Sì. Ok, io questo lo appoggio qua. Io questo lo appoggio. Ok. Vai. Levo un po' di queste cose, ma le metto solo da parte perché potrebbero essere utili anche per l'interno. Forse, non lo so. Ma le paroline io le metto ovunque, quindi sicuramente qualche un'altra la userò. Allora... Nessun'altra ci vuol far vedere la sua copertina prima di procedere? Vi altre coraggiosi servono. Io intanto lotto con il mio... Maria Antonietta che litiga. Sì, sì, voi non ci fate caso, Maria Antonietta ogni tanto... Faccio di questo e di peggio pure, però va bene. Ora io forse penso di essere rientrata, ma chissà. Eh sì, ma vedremo. Allora, nessuna si fa avanti e fateci sapere se avete più tempo per la copertina, se no lo procediamo direi con le pagine interne, Eleonora? Sì, proseguiamo. Ok. Nessuna si vuol far vedere niente, andiamo avanti. Vai, sì, vogliamo fare completamente alla cieca, al buio, vediamo un po' che esce fuori. Allora... avevate tagliato precedentemente i cartoncini, che quelli saranno la base, un po' di rinforzo tra una pagina e l'altra, quindi diciamo verranno controllati a panino le pagine da un lato e dall'altro del cartoncino, quindi procediamo con la pagina interna, la prima. Ecco, vedo apparire, ecco, aspetta, e questa volta anche l'audio. No, non ce l'ha. Ma non ce l'ha. È uno scherzo. Sempre video. Ecco Barbara. Vediamo un po'. Ah, lei ha optato. Ah, che bello, Barbara. Bella. Ah, bello. Molto bella, molto bella l'idea. Complimentissimi. Mi piace moltissimo. Grazie. Molto bello. Bello il, bella. Bellissima. Il glitterato. Con combinato a legno. Via! Allora, regola generale per le prossime pagine, prendete un CD, quello del discarto che dovete usare per la copertina finale, quelle per il retro, e usate per creare i cerchi o nelle pattern o nel bazzil. La prima cosa
cartina, la prima pagina, scusate, è un ritaglio di un poster colorato. Allora, io vedo qualcuno, scusi Eleonora. Ti... Vediamo chi è. Un CD, quello del riparto che dovete usare per la copertina centrale. Ecco Claudia. Ciao. Ciao. Anche lei non ha l'audio. Non parla. Ah, non parla. Ah, ok. Ciao. No, parla, parla. Ecco un'altra copertina. Io vedo qualcuno, scusi, io non ho. Ecco, vediamo un attimo. Ecco, oh, il tuo album si intitola, che non riesco a vederlo. Come avete detto voi? Ecco Claudia. Ah, beh, ecco. Ciao. Ah, ma sì, che carino che così. Con la stampante. Bella no, idea. Bello. Bello, bello. Guarda, guarda. Bello. Sì, sto, mi rendo conto che sto appiccicando. Grazie, Claudia, per averci mostrato la copertina. Allora, dopo ci farei vedere anche le altre pagine, mi raccomando. Ok. Ciao Claudia, allora ci a più tardi, così ci fermo su il resto. Bella idea. Possibilmente quando venite in diretta, cercate di abbassare l'audio del computer, perché altrimenti rientrate molto con i microfoni. Detto questo, ripasso la parola a Eleonora. Bene, grazie. Allora, prima pagina, ritagliate un foglio, un cerchio, scusate, un cerchio da un foglio di carta pattern colorato, di quello che avete messo da parte, che avete recuperato per il materiale di oggi. Quindi fate il cerchio tenendo come template il CD e poi ritagliate. Ok, allora io ho deciso di usare queste carte molto colorate e, che ho lì da diverso tempo e quindi vediamo un attimo che esce. Io utilizzerò invece le carte, se c'è Gelsomina la saluto, le carte della collezione Polaroid. Ah, sono molto belle. Mi piacciono tantissimo. Anche a me. Io ho usato carte della Heritage, cioè Heritage, la collezione Heritage di Maggie Holmes, è una delle mie preferite. Quindi scusa Eleonora, mi sono un attimo persa fra i saluti e le carte di Maria Antonietta. Quindi su un foglio così ne faccio due per fare la prima pagina? Foglio? Non vedo. No, io ho dei fogli 30-30 e quindi via via mi ritaglio i cerchi. Ah, stai in un angoletto. Eh? Stai nell'angolo. Ok, sì, qua. Sì. Ok. Quindi mi sto tagliando dei cerchi su queste 30-30. Sì. Ok, per fare la prima pagina ne grazie servono due, giusto? Uno. Ah, uno solo. Ah, perfetto. Non avevo capito niente. Allora. Bene, molto bene. Allora, Eleonora, vedo un commento, ci deve lasciare, il progetto lo posso vedere io e posso vederlo dopo? Ah, hai il corso di inglese. Sì, sì, la diretta rimane visibile sulla nostra pagina, quindi il progetto potete anche seguirlo e finirlo dopo. Poi faremo una piccola bacheca per pubblicare anche tutti i vostri lavori che derivano da questa diretta. Ok? Ciao Eleonora, allora. Ciao Eleonora. Ciao Sara. Ah, ecco Sara, vedo Sara. Ciao. È apparsa. Ecco la copertina di Sara. È super colorata, non avevo dubbi. Sì. Molto, molto bella. Il titolo l'ha già deciso? È bloccata. È ripartita.
Il titolo l'hai già deciso, Sara? No. No. Presumo di no. Sembra un po' indeciso. Io nel frattempo taglio la mia pagina. Anche io la mia carta. Claudia, ci sei? Io ho tagliato. Tanto il mio cellulare oggi ha deciso di non... Non seguirmi e poi ci riprovo, devo vincere io. Allora, per questa pagina ho deciso di utilizzare le cornicette di legnetto, le cornicette quelle quadrate, giusto? Cornici quadrati stagione 1. Che cos'è caduto? La tazzina di me? È caduta la mia tazzina, ragazzi. Però vabbè, tutto a posto e eccomi. È un danno. Vado? Sì. Allora, all'interno della pagina inserite una cornicetta con all'interno, qui potete scegliere se mettere una foto e la potete attaccare successivamente, oppure un sentiment ritagliato da qualche pattern. Ok. Quando avete fatto questo, che comunque, allora, ci sono certe cose che io vi dirò, come questa, che potete decidere ovviamente se assemblare successivamente e andiamo avanti, oppure fare man mano che io vi dirò, perché sono, diciamo, un po' delle alternative che vanno un po' anche a vostro sentimento, cioè se non volete mettere la cornice quadrata ma volete mettere un abbellimento tondo a mo' di cornice, potete essere... Ma io seguirò le tue istruzioni e metterò... Intanto okay. Io ho deciso che sistemerò e poi dopo vedo sull'assemblaggio finale, però intanto me le preparo e me le lascio qui così le vedete. Poi la seconda pagina tagliate un altro pattern. Ah, ecco, infatti Barbara ci chiedeva, posso tagliare anche altri cerchi? Allora, in teoria sì. Ora Leonora ci risponde. Scusami Claudia, ti ho interrotto. No, ma vai, no, tanto io non so che di rispondere, quindi... Allora, Barbara, sì, in teoria potresti tagliare anche altre carte. Nella pratica, magari alcune pagine hanno un fondo col bazil, altre con la stoffa, quindi diciamo che se vuoi tenere un ordine e seguire come procediamo, se no fai un po' a tuo sentimento. Ciao Claudia! Ciao, quante Claudie oggi? Eh sì. Tantissime. Ciao Claudia. Eleonora, scusami, ma va bene dall'altra parte, posso tagliare anche un basil? Allora, nel retro io ho messo un altro pattern, però potete mettere anche un basil, perché è un pattern un po' leggero, non troppo fantasioso. Ok. Non assemblate, cioè non incollate la pagina 1 al cartoncino, perché vi devo dire una cosa. Ok. Allora, io intanto sto facendo in previsione che vanno tagliate anche cose, altre. Facciamo così, ottimizziamo allora, le carte. Allora, faccio una domanda. Avete preparato passamanerie, pompon? Sì. Pizzetti? Sì. Ecco. Perché ci iniziano a servire? Ok. Ah, Claudia ci chiede cosa fate di bello. Allora, non so se il mio verrà bello perché vedremo il risultato finale. Comunque, Eleonora ci sta guidando nella realizzazione di un mini album completamente alla cieca. Quindi stiamo eseguendo i suoi ordini e abbiamo fatto la copertina che ti faccio vedere. Partendo da un CD e ricoprendolo con delle stoffine, nastrini o quello che uno ha in casa. E adesso stiamo facendo la prima paginetta.
Allora, diciamo che prima ci ha rubato più tempo, adesso possiamo andare un pochino più veloci. Non ho capito. No, dico, la copertina ci ha rubato più tempo. Sì, sì, a me sicuramente. Da non spaventare le persone a casa che magari abbiamo fatto No, allora, dico che è colpa mia il lungo tempo della copertina perché ho avuto delle difficoltà a ricoprirla con il jeans. E quindi ho rallentato un po' tutto il procedimento. Comunque vedo diverse persone che stanno facendo il progetto insieme a noi, sono molto contenta. Ok, io il secondo cerchio l'ho fatto. Bene. Ma Mary, come sei messa lì? Io ho fatto anche il secondo cerchio. Allora, quando andate a attaccare la prima pagina, la prima facciata, diciamo così, sulla base di cartoncino riciclato, tra il cartoncino e la carta dovete attaccare della passamaneria, che io in questo caso ho utilizzato dei pompon. Per attaccare ho utilizzato di adesivo. Se no potete usare anche la colla a caldo, Ok. E ne attaccate per metà cerchio, nella parte bassa. No, non ho capito. Allora, io do la mia interpretazione, vediamo se... Io lo metterò così. Il pompon, cioè o la passamaneria. Scegliamo il colore. Nella però direi che così, io ho inteso così, però nella metà bassa, qua, così, qua, sì, bravo. Ok, quindi devo decidere se mettere o questo, che ci potrebbe andare bene, se no l'oppure rosa. Tu hai pompon? No, non li trovo, ma non ce li ho in realtà in questo momento. Quindi Sara, hai capito? E ti vedo un po' dubbiosa. Vedo questa fase del pompon ci ha mandato già fuori di testa. Io proverò con la colla a caldo, vediamo un po', anche perché ho questi pompon molto piccoli. Pompon e poi aiuto. Arrivo, Sì, sì, ma noi tanto ora siamo alle prese con il pompone, quindi spero che non mi prenda quanto tempo quanto la copertina, però. Io purtroppo ho solo un passamaneria molto sottile in questo momento, ma in alternativa che posso... Tu dirai, boh, che ne so. Allora. Uso questa, provo. Un pizzo, Maria Antonietta. E infatti cercavo anche un bel pizzo che avevo da qualche parte. Allora. Tutti i pezzi piccoli, ahimè. Forse questo. Ok, forse ci sono. Pronte? Aspetta. Fra l'altro io avevo questo ritaglio, neanche fatto apposta, invece ho una riga dritta che mi ha aiutato a fare metà della metà.
Perfetto, non ci siamo messe d'accordo, eh? Non ci siamo messe d'accordo. No, anche perché l'ho tagliata molto casualmente, hai visto che ritagli che c'ho. No, è che la coincidenza. Pronte? Sono in crisi con la passamaneria, ma al massimo la aggiungo dopo. Sì. Allora, se la aggiungi dopo, puoi magari fissare il cerchio al centro del cartoncino, lasciando tutto intorno, tutto attorno vuoto. Sì, okay? E poi inserisco. E poi dopo lo inserisci e incolli il resto. Benissimo. Ok. Okay. Quindi potete poi attaccare la pattern sul cartoncino sopra il pom-pom. Ok. E andiamo avanti. La facciata 2 è una pattern o un bazil, a questo punto scegliete un po' voi quello che volete, dove... basta incollarlo sul nel retro di quel cartoncino dove c'è il pompon, e io ho utilizzato gli abbellimenti Iupla, i legnetti delle casette. Ah, perché tu hai dato il tema della casetta, certo. Giusto? Sì, le casette essenziali. Ok. Io intanto andrò ad attaccare la mia pattern, che ovviamente con questi pompon stretti dovrò sicuramente ritagliarla. Io invece seguo il consiglio di Leonora e incollo i miei cartoncini i pattern, però lasciando liberi i bordi, così poi posso decidere che cosa far uscire da là. Ok, così okay. Poi con calma lo decido. Sì, perfetto. Io voglio incollare subito. Dove ho messo la casetta? Ho messo anche qualche ritaglio, in questo caso dei fiori ritagliati dalle pattern che avevo scelto. Ok. L'ho messa in un lato del cerchio, in modo che in tutto il resto della carta, lì ho deciso che scriverò il mio journaling. Ok. Allora, Barbara, dove hai messo il primo, il pizzo è la prima... facciata, nel retro metti la seconda. Se vuoi, Eleonora, glielo spiego io a Barbara, che alla Barbara questa è la prima facciata, no, perché magari non vedi, questa è la prima facciata e tu qua nei bordini devi inserire il pizzo, ok? Poi lo giri, dall'altra è la seconda facciata, io ho già incollato il basil, non so se ho spiegato bene, Eleonora. Bene, vedi, no, è che io non posso fare niente, appunto, quindi... per quello così, al massimo con questo. Che bello quello di Claudia. Infatti devo sto ritagliando. Ciao, Claudia. Ah, l'altra, ma ci chiamiamo tutti uguali. Piccolo, io l'ho visto, sì, così mi piace. Vedi, con il pizzo è molto carino. Infatti io mi sa che ci metto un pezzetto di... Ah sì? Sì. Pompon. Sara Pompon, bello. Alla fine ha deciso di pompon. Bello pompon, sì. Sì. Bello. Sara, dietro hai già fatto? Eh? Ah, Claudia hai fatto anche dietro. Perfetto. Ah, io no. Claudia hai fatto... Claudia, tu no. No, io sono sempre... Ora attacco. Ecco qua. Ho messo la colla, quindi adesso... faccio veloce, perché non voglio essere più, come si dice, ragione di rallentamento, se no poi mi date la colpa. Ok. Allora. Tu vai, io intanto rifilo un po' perché
ho avuto un po' di problema con questo pompon molto fitto e quindi mi fa più, come si dice, volume rispetto a quei pompon più radi. Non so se avete capito, però... Vado, andiamo avanti? Sì, 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 per me sì. La terza passata è fatta con una base di stoffa. Ok. Quindi, volete utilizzare la stessa che avete utilizzato con la copertina oppure un'altra coordinato con il vostro materiale. Io, ad esempio, ne ho usata un'altra che non è quella della copertina. Ok. Quindi, fate un cerchio tenendo sempre come template il CD e disegnato con un pennarello, con una matita, nel retro della stoffa, l'andate a ritagliare e l'andate a incollare direttamente nel cartoncino di recupero. Ok. Ok. Allora, io rimarrò sui jeans. Sopra un'altra stoffa. Oh no. Ok. Ele, che dice Leonora? Sono troppo veloce? No, 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 no. Siamo io sono lenta. Che magari, non so, volevo fare un po'... Fatto? Fatto? Fa fatto? Fatto. Intanto vi faccio vedere... Vai, vai, scusa. No, no, dicevo, la stoffa è bella anche che rimane un po' sfilacciata, vero Leonora? Sì, io l'ho lasciata a taglio vivo, eh. Ok. In questa pagina gli abbellimenti che ho utilizzato sono i cerchietti pois. I cerchietti pois di legnetto. Ecco, i cerchietti qua mi sembra di averli a disposizione qua, quindi mi sa che ti copierò la pagina. Credo anch'io. Nel senso, seguirò proprio le istruzioni. Passo passo. Passo passo. Allora, io procedo. Grazie, ho messo il tubo, eh. Che quella. Brava. Un po'. E questa mi ha detto si incolla direttamente al cartoncino, giusto? Sì, perfetto. Ok. Poi su questa stoffa incollate, cioè io ho incollato un cerchietto qua, poi in parte alta ho messo qualche abbellimento, tipo non so, sentiment, un fiore ritagliato. Io avevo questa carta qua, io avevo una carta sulla parte della mia collezione che aveva tutta una serie di ritagli, bottine, eccetera, eccetera, quindi quella l'ho sfruttata per fare gli abbellimenti cartacei, insomma. Ok. Ok. Quindi, allora, cerchietto, voglio seguire, non so quale hai messo, io metterò questo più pianotto. Ho messo quello singolo. E invece io ho scelto questo più pianotto, giustamente. Oh, comunicazione di servizio. Claudia, sono io che ti disabilito il microfono quando non parli perché ti rientra l'audio e quindi si sente l'eco. Quindi quando parli, tranquilla che te lo abilito io. Perfetto. Claudia? Sì, tu. Io? Sì, ti volevo dire in generale, ma perché ho visto che adesso hai attaccato il cerchio, dovete considerare di lasciare dello spazio tutto, che questo scusate, non l'ho detto ma ve lo dico adesso, dovete lasciare dello spazio che non è tanto, ma sarà tipo un centimetro, in alto a sinistra, dove poi verrà fatto il foro per la rigatura. Perché non vedi che hai lo spazio, ok? Sì, sì, ce l'ho, perfetto. Mi è andata bene.
A Sara l'abbiamo persa. Le pagine sono, cioè, le ho concentrate o al centro oppure lateralmente, in modo che ci sia sempre un lato. Io ho rilegato in alto a sinistra, ho fatto un foro, dopo vi dirò come, e quindi quella sarà la rilegatura. Quindi tutte le pagine devono essere fatte in modo che in quel punto più o meno ci sia lo spazio poi per bucare. Certo. Ok. Ok. La pagina, andiamo avanti. Ok, io ci sono. La seguente è un cerchio di Basil su cui viene sovrapposto un cerchio di pattern che dove andiamo a realizzare una finestrella. Sì. Ok. Quindi tagliate due cerchi, una pattern e una Basil. Il Basil sarà la base che potete andare direttamente a incollare sul cartoncino. Ok. Okay. Nel retro di quello dove c'è già incollata la stoffa. Ok. Quindi dietro a questo incollate il Basil. Ok. Io il Basil non l'ho, quindi utilizzerò un cartoncino. Beh, tinta unita oppure una fantasia, sì, o un falso unito. Aspetta. Se sentite dei rumori sono i miei cartoncini che sono caduti tutti per terra. Ok. Forse questo che è leggermente avoriato mi si lega di più rispetto al bianco, quindi io vado con questo preciso. E procedo a tagliare. Maria Antonietta, te come vai? Sto tagliando la carta e il Basil ce l'avevo già pronto e vediamo un po'. Sto decidendo che pezzettino di carta tagliare. È difficile scelta. Sì. Carla si è arenata. Come mai? Sto iniziando tutto da capo, non mi piaceva la mia copertina, non lo finirò mai. Non è vero, non ci credo, Carla. Tu non porti sempre a termine i tuoi lavori. Guarda, ma no, tanto poi... Ti consiglio di andare avanti con le pagine, poi dopo eventualmente riprendi la copertina, che hai visto come si fa, e decidi con calma quando hai fatto tutte le pagine. Sì, dai Carla, rimani con noi, non ci abbandonare. Carla, ma tu non vuoi venire in diretta con noi? Non vuoi fare anche solo per due chiacchiere? Anche per salutarci, se non vuoi far vedere l'album. Noi ti aspettiamo. Quella parte più piccola? Non ho sentito. Io ho incollato il Basil. Ora devo ritagliare un cerchio di pattern più piccolo? No, uguale. Ok. Ok, anch'io sto incollando il mio cartoncino, incredibile ma vero. Ok, e ora mi accingo a tagliare un altro pezzo di carta pattern, che potrebbe essere questa. Amore. L'Oreale. Qua servirà la taglierina col cordonatore. Ok. Sì. Ma intanto il Basil lo possiamo attaccare, il pezzetto di Basil lo possiamo già incollare, vero Eleonora? Sì, anche Barbara chiede. Allora, il Basil lo potete già incollare sul cartoncino che è il retro della pagina con la stoffa. Ok,
la carta pattern, non incollarla. Adesso vi dico cosa fare. Allora, io sto procedendo al taglio della carta pattern. Comunque devo dire che questo progetto mi sta piacendo moltissimo. Anche a me. Per fortuna. Sì, 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 mi piace molto. Claudia l'ha già fatto. Ha già tagliato anche il... È velocissima Claudia. È più veloce dell'altra Claudia. Anche io ho fatto. Prendiamo la taglierina con l'embossatore, Eleonora? Con il bordatore? Sì. Ok. Aspettate, io devo tirare fuori l'attrezzatura, eh. Allora, il cordonatore, io la taglierina non la uso, quindi mi armo di come si chiama questa cosa qua, taglierino, come si chiama, ok, cordonatore, boh, vabbè, qua ok, aiuto con un ok, sì, aiutaci un po', dai. Allora, questo facciamo finta che sia il cartoncino di carta pattern. Con il cordonatore dovete cercare di tenendo cioè fare due cordonature parallele qua e qua, circa a 1,5 cm, 1,8. Ok. Ok, sì, tenendole parallele, adesso sono storte, ma tenendole parallele a 1,8 da una parte e dall'altra, ok. Sì, io sto in silenzio perché questa operazione mi sembra Io mi sto aiutando con l'altra riga fatta per avere per essere parallela e mi sa che ci sto riuscendo. Ok, perfetto. E fu così che sbagliò tutto, però va bene. Ma cioè, il millimetro non è che conta, cioè. No, più o meno. Cioè, okay. Non fa più. Allora, uno è poco. Ok. Almeno uno e cioè un po' più di 1,5, dai, un po' più di 1,5. Ok, dai. Questo serve, perché questa misura? Perché dentro a questa cordonatura, questo pezzettino, questa strisciolina, dovete fare in modo di farla combaciare nell'angolo, nel punto dove poi andrà usato. Ok. Ok, dopo quando sì. Si va a strisciare. Perché così stiamo andando a creare una finestra. Queste due alette saranno quelle fisse sulla pagina e quindi dove si può bucare senza che diciamo interferisca con il meccanismo di apertura. Ok. Ok. Sì, sì, allora, è io chiaro. Ho fatto così, giusto? Ok. Ok. Poi la finestra per tagliarla a questo punto, tra le due cordonature potete decidere se tagliare centralmente e quindi ottenere l'apertura praticamente uguale, della stessa dimensione, oppure spostarvi leggermente verso un lato e fare un lato di una finestra un po' più stretto e l'altro più largo. Io ho fatto così. Ok. Non so se adesso vi faccio vedere. Sì. L'hai fatta sul lato destro o sinistro, Ele? Che cosa? Carla ci dice che non è presentabile, quindi non vuol venire in diretta con noi. Ma no, ma guarda che siamo fra amici, dai, dai, fatti coraggio. Allora, guardate un attimino. Questi sono i segni della cordonatura, no? Ok. Allora, io ho fatto circa così. Attendiamo fiduciose. Allora, io ho fatto il taglio così. Ok.
una parte più larga, sì, e una più stretta. Ok. Però se voi volete potete farlo anche centrale, in modo da avere le due aperture uguali. E il taglio lo dobbiamo fare prima ovviamente di incollare, perché sennò non sarebbe possibile incollare. Allora, adesso tagliate. Ok. E poi dopo andiamo a incollare le due alette. Ok. Ok. Ora farò del danno, però... Anche io, no, però va bene. La mia finestra sarà storta, già lo so. Ti farò compagnia in questo danno. Grazie. Sto per andare a fare il danno. Uno, due... Vai avanti tu. Fatto! Ok, io ho tagliato, ora posso andare... Anche io ho tagliato. Così. Sì. Perfetto. Allora, dove c'è il bazzil? Dove? Sopra il bazzil che avete incollato nel cartoncino. Sì. Che non trovo più, ok, eccolo. Ok. Allora, andate, questa cosa che vi dicevo prima, vedete dove, più o meno nell'altra pagina, dove andrà il foro? E in quella zona dove andrà il foro dovete incollare la linguetta. Ok. Più o meno, in modo che il foro stia dentro a questa linguetta che andate a incollare. Ok. Quindi solo la linguetta. Quindi metto la colla solo nella linguettina. Ok, io ho il biadesivo. Sì, sì, sì. Ok, quindi io faccio così. Io attendo che qualcuno mi mostri questa cosa. Guarda, sto per arrivare, Claudia. Sbaglia insieme a me. No, perché aspetta, perché io ho un problema con il cerchio, non mi torno. Ecco, Claudia, perfetto. Così. Ecco, così? Anche io l'ho fatto, è così. Ok, aspetta. Ok, ci sono. E mi ero un attimo impicciata con il discorso del foro. Così, Eleonora? Sì. Perfetto. E adesso vado a incollare l'altro che... Vai a incollare l'altro facendo... Ok, ecco, così. E faccio così, così combaciano. Ok. Faccio. Ah, vedi che io l'avevo messa la rovescia... Cioè, vedete che io l'avevo messo diverso? Io l'avevo messo così. Ma tu le linguette le hai tagliate? Dove sono? No, sono all'interno. Ah, ah, l'hai messo così tu! No, le devi lasciar fuori. Cioè, se ti piace... Ragazzi, sapevo che non c'era qualcosa che non mi tornava. Grande Claudia. Ok, dai, adesso ci sono. Ciao, Claudia. Oh, via. C'era qualcosa che... Che non ti tornava, Cla? No, perché... Ok. Eccola. Quindi quando avete incollato, questa pagina è finita. Da un lato, da una finestrella, sopra una finestrella che si apre, io ho usato le paroline foto. Ok. Uh-huh. Foto. Super funny instant. E nell'altra finestrella ho usato degli effimera di quella carta qua. Ok. Ok. Bene, andiamo avanti? Sì, sì. Allora, intanto mi ci poggio una parolina e poi dopo anch'io poi pagina, vado a decorare. Molto semplice, tagliate un cerchio da un pattern, basta. Un cerchio da facilissimo, un pattern. Facilissimo, questo dovrei riuscirci senza problemi. Forse ci riesco, vediamo. Ma non è detto. Io non ho ancora inserito le foto, però alcune pagine, tra cui questa che stiamo andando a fare, che è la facciata numero 5, l'ho lasciata molto semplice, solo con un pattern attaccato, perché poi dopo qui
come vi piace, volete inserire, attaccarci una foto, volete scrivere volete mettere gli abbonamenti, una pagina a vostro sentimento, anche semplicemente magari da lasciare così perché è bello il pattern che avete scelto, Ok, io ho scelto, magari uno ci può fare una timbrata anche, infatti. Ok, pattern fatto. Poi, ammazza che veloce! Io non l'ho ancora fatto. Va bene, va bene. Scrollalo in un cartoncino di recupero. Ok. Il mio cartoncino si è anche tutto un po' spiegazzato nel frattempo, però... avrà un suo perché, darà più volume all'album, mettiamola così. Ecco fatto. Allora, Barbara, cosa ti sei persa? L'ultima cosa del pattern? Sì, no? Sì, l'ultima cosa, è la fine, la quinta pagina. Ok. Allora, in questa pagina devi semplicemente ritagliare, per questa pagina devi ritagliare un pattern con la forma del cerchio e incollarlo sul cartoncino di recupero. Questa pagina non ho fatto altro perché è una pagina che poi potete decorare voi come vi piace, con una foto, degli abbellimenti, dei journaling, quindi diciamo l'ho lasciata pulita. Ok. Bene, bene. Io faccio intanto con la stesa delle mie pagine qua, poi dopo alla fine assemblerò tutto. Anche io. Sì, okay. Perché poi magari ci metterò dei fiorellini, degli altri abbellimenti, quindi. Anche io, infatti, poi finito, ci ragiono. La struttura. Ci ragiono un po' anch'io. Faccio il resto. Ok. Perfetto, ci siamo tutti? Ma allora. Sì, Claudia ci fa cenno di sì, ma tanto lei è velocissima, quindi per lei va bene. Ok. La facciata 6, okay. Dietro di quella che avete appena fatto, sì. Per ritagliare un cerchio dal tessuto, come sì. Prima, che okay. Sia tessuto di copertina, che sia un altro tessuto, tagliate. Ok, certo, io ormai vado con, io ormai faccio tutto jeans. Non attaccatelo. Ok. Non attacchiamolo. Non attaccatelo direttamente, no. Perché in questo caso... Non ti arrabbiare. Fare... No. Dovete... No, aspetta, adesso mi sono persa. Allora, aspetta, cosa devo dire? Ah, prima di attaccare la stoffa, dovete attaccare un pizzo. Ok. Quindi, in questo caso io ho scelto un pizzo, se vi piace di nuovo il pompon, fate un altro pompon, se no il pizzo, quindi... Come prima potete fare, attaccare al centro potete attaccare un pochino di colla e la stoffa e dopo successivamente il pizzo, il pompon, se adesso non l'avete a disposizione. Ok. Io sì, per attaccare il pizzo ho usato sempre il biadesivo. Quindi sì, io darò un puntino di colla al centro e poi dopo. No, anche con la colla caldo, Claudia? Sulla metà inferiore? No, tutto attorno. Tutto attorno, ok. Allora, per incollare il pizzo rispetto al pompon, dovete creare delle pieghette. Sì. Cioè il pompon è un po' più semplice, qui dovete creare delle pieghette per incollare tutto attorno e fate tutto il giro a 360 gradi del cerchio.
Ok. Vai che manca poco che ci siamo. Dici? Circa. Perché io non mi metterò ad attaccare il pizzo, altrimenti... No, dai. Dai, però dai. Siamo brave, Eleonora, dacci un po' di... Siamo state brave fino ad ora? Sto scrivendo il registro, sto scrivendo i voti nel registro. No, no, bravissime, bravissime. Il pizzo che ho usato io è proprio un pizzo semplice. Ok, sì, anch'io intanto lo preparo e poi dopo me lo andrò ad applicare. Sì, quello va benissimo. Ho tipo 70 metri di questo pizzo, però utilizzerò questo, ok? Ok. Vabbè, perfetto, ci siamo. Perfetto. Poi in questa parte ho usato sempre un'altra cornice del set delle cornici quadrate di legnetto. Sì. Con all'interno o una foto oppure un pattern, qualcosa, una tag e un altro abbellimento di carta. Ok. Mary ha fatto, e ovviamente i pizzi e merletti li attacco dopo perché devo andare nell'altra stanza a vedere dove li ho messi. Però okay. Sara vuole un recapitolo. Ve lo faccio veloce? O no? Che gli mostri sì. Le mie di pagine? Vai, sì. Parte la copertina, poi correggimi Eleonora se sbaglio. Sì. Abbiamo fatto una prima pagina dove abbiamo incollato il pompon e due facciate di carta pattern. Sì. Ok. La seconda invece abbiamo fatto, ricoperto una parte con la stoffa e mettendo un abbellimento, non abbiamo messo i cerchietti, e nell'altra abbiamo creato una finestra. Così, facendo due coordinature parallele e tagliando la finestra in modo o simmetrico o asimmetrico. E qua, se non ricordo male, mi ha detto che l'aletta va attaccata nel punto in cui faremo un foro per legare l'album, giusto? Sì. Okay. La terza facciata, abbiamo fatto una carta partner normale, attaccata al cartoncino, e nell'altra parte dovremo attaccare della passamaneria tutto intorno. Io la farò dopo perché se no stiamo qui fino a mezzanotte, e attaccare sopra poi la stoffa, un pezzo di stoffa, e poi un'altra cornicetta in legno. Perfetto. Giusto il riepilogo? Perfetto. Ok, quindi siamo a copertina più tre pagine. Yes. Ok, la prossima pagina è una facciata di pattern semplice, quindi ritagliate un cerchio da una carta fantasia e la incollate. Quella retro ve la dico già, quindi se volete prendere un altro pattern o lo stesso, fronte e retro sono due pattern, io li ho fatti diversi, incollati al cartoncino. Ok. Allora, altri due parte. Io te l'ho fatta. Vedi? È già fatta, è bravissima. Incolla la stoffa. Ok. Allora, io mi accingo a fare un cerchio di pattern. Io ne ho preso una diversa perché ho diversi fogli di questa collezione ferma lì da diverso tempo, quindi ho deciso di utilizzarla. E utilizzo allora questa. La Sara ha fatto una pagina in più, probabilmente ha fatto quella che dovremmo. Vogliamo vedere la pagina in più. Infatti, fai vedere se hai letto nel futuro. Voglio vedere se hai letto nel futuro. Fantastico. E quella la possiamo incollare
Eleonora, vero? Sì, tutte e due. Ok, e poi farò un'altra qui, che è la stessa pattern che ho usato nella finestrella, però si vede poco, quindi la ripeto. Io comunque sono curiosa della pagina in più di Sara. Anche io. Anche io la vorrei vedere. Magari potrebbe andare bene per le prossime. È vero. Ok, queste le possiamo incollare al cartoncino di recupero, vero? Sì, tutte e due. Scusate, io ripeto sempre, ma purtroppo siccome sono bene perché così quando faccio le cose, e quindi è bene che le senta, che le ripeta per essere sicura. È bene, Claudia, mi serve da ripasso pure a me. Sa che cosa conviene. Oddio, dov'è? Ecco qua, la prima attaccata. Mi spiace coprire questo canino del di recupero, però. È il suo destino, chiuso. Era così simpatico. Sara dice, la finestrella l'ha messa su un'altra pagina, e non ha attaccato il buzzy qualche cosa. Ok. Vabbè. Quindi gli è venuta un po' più, una pagina in più rispetto a quella che abbiamo fatto noi fino adesso. Ecco qua, uno e due. Ok. Questa era uno semplice, e due, eh? Per modo di dire, vabbè, ne ho fatto solo uno. Questa era semplice, ho fatto presto anche io a farla. Claudia, questa volta sono stata più lenta io, però va bene. Perché tu sei partita in velocità, mentre io te l'avevo detto che l'intoppo arrivava, no? Ed è arrivato. Uno, perché non trovo il passamaneria. E due, perché mi sono rallentata, ma va bene, uguale. Via. Sì, okay. Sì. Ok, Claudia, tu hai fatto questa pagina? Ok, perfetto. Perfetto. Allora, la pagina che guarda quella di stoffa rimane pulita. Ok. Non avevo sentito. Nel retro ho usato un altro cerchietto della linea cerchietti di legnetto. Ok. Ok, con qualche piccola targhettina da un lato, piccolo bigliettino per scrivere la data, per scrivere un piccolo sentimento, e quindi diciamo sotto, all'interno di questo circoletto di legnetto, ho pensato di inserire la foto. Ok. Io non ho capito. Perché? Cioè, era una nuova pagina o era riepilogo di quella precedente? No, ti avevo fatto solo attaccare i due pattern. Ti stavo dicendo che uno è stato pulito, nell'altro ci metti. Ah, ok. Un'etichetta di questi cerchietti con qualche abbellimento e dentro il cerchietto ci metti la foto. Ok, così. Ci sono. Perfetto. No, ho sentito, mi era parso di sentire stoffa e quindi non capivo più dove ero rimasta. Bene, bene. Bene. Maria Antonietta, mi puoi? Sì. Aspetto l'ultima pagina. Allora, la penultima facciata. Ok. Ok. Via. Una ritagliate un cerchio di pattern. Sì. Ok. Ma procedo. Vado. Dopo vi faccio lavorare, eh. Ah, ecco. Mi ero un attimo tranquillizzata, invece. No, grazie. Ragazzi, io rinnovo sempre l'invito, chi sta facendo il progetto insieme a noi e ci vuole mostrare quello che sta facendo, si faccia coraggio,
e venga qui con noi a mostrare il suo lavoro e anche a fare due risate insieme a noi, che anche quello è importante molto. Ah, sì, decisamente. Ok, tagliato. E lo incollate sull'ultimo cartoncino di recupero. Ok. Bene. Grande. Verso la folla. Ecco, io ho incollato. Facciatina. Aiuto. Ho anche l'auricolare che ogni tanto mi si stacca dall'orecchio. Io credo che taglierò, rischio di tagliare con le forbici l'auricolare, l'ho fatto più volte, sono fermata in tempo. No, speriamo di no, dai. Guarda. Divertentissima, okay, no, questa cosa. Pensavo di avere un problema di connessione. Ti piace, Mary? Tantissimo, Leonora, mi piace un sacco. Dai, a te, Claudia, ti piace? Sì, sì, moltissimo. Claudia, a te? Tanto. Ecco, abbiamo... Che bello quello di Claudia. Sì. Bello. Ho trovato un pizzo che ci sta con la stoffa. Perfetto. Bellissimo, beata te che l'hai trovato. Io infatti non sto trovando niente, quindi sono un po' in crisi, ma mi riprenderò. In separata sede mi riprenderò. Oddio, Sara, che ho scritto, ho fatto la pagina col pizzo che sembra una coccarda che mettono i cavalli quando vincono le fantastico, mitica Sara, almeno ha trovato il pizzo Sara, io manco quello. Posso incollare, no. Leonora? Arrivo che sto collegando. Io ho incollato. Va incollato uno, no? Allora, aspetta un attimo che ho perso il filo perché mi si stava scollegando, sì, il telefono. Allora, la penultima siamo, sì, 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 incollate, sì. Ok. Sì, sì. Poi? Pronti? Sì. Ultima faccia. Ultima facciata. Allora, in questa facciata faremo una taschina con dentro delle tag. Quindi la base della facciata è un cerchio di Bazzi tinta unita. Ta-da! Già tagliato. Bravissima. Come già tagliato? Perché per sbaglio prima. Lo posso già incollare? E incollatelo, sì. Claudia, ti sbrighi? Ma qui mi state mettendo contro di me. Qualcuno mi chiede una cosa che aiuto. Sì, pare di sì. In una sua prima vita, adesso nella mia sì, in una delle mie innumerevoli vite, perché ultimamente yes. Allora, scusate, mi sono persa. Questa parte di cartoncino base possiamo attaccarla, giusto? Sì. Sto recuperando. Vai. Poi, intanto, chi ha già fatto, tagli un altro cerchio da un bazil. No, da una pattern fantasia. Fatto? No, scherzo, non è vero. Un cerchio? Normale, ok, vado. Ah! Stellina, no?
Scusate, sto rimestando questi rimasugli delle carte per scegliere quale fare. Io alcune cose le ho anche assemblate per non sprecare carta. Silvia ci scrive che siamo simpaticissime, grazie mille. Grazie Silvia. Io ormai la mia è una gara contro Maria Antonietta, sta diventando una sfida a due sulla velocità. Vediamo chi vince, secondo me sei per vincere te perché ho appena fatto un casino, ma recupererò. È che il complimento che ci ha detto che siamo simpaticissime. C'è un po', sì. Sì. Mi siete un po' gasate, insomma. Sì. Fatto? No, aspetta. No. Mari, non l'hai fatto ancora? No. Arrivo. Eccola. Ma bisogna incollarla? Che cosa? Il cerchio? No. Ah, ma bene. Ma l'Antonietta vuole solo incollare. Ma quale? Il Basil sì. Eh? Il Basil? Il Basil l'ho incollato, la pattern non l'ho incollata. No. Perfetto. Dico, grazie sì. Claudia, anche lei dice che siamo super simpatiche. Grazie. Grazie Claudia, è un piacere. L'altra Claudia ha già fatto, ovviamente. Comunque, Mari, io e te non possiamo battere Claudia, comunque, anche se ci mettiamo insieme, lei arriverà sempre prima di noi. Io credo che sì, che sia lei la vincitrice come velocità e anche come figura, perché guarda che sto qua io, però va bene. Va bene. Perché io ho fatto una cosa che spero che vada bene. Poi sì, aspetto le indicazioni di Eleonora. Oh, vediamo, c'è un altro commento. Monia Mercuri ci dice: complimenti per la diretta simpatica e interattiva, mi piace l'idea, la prossima volta sarò più operativa. Certo, la prossima volta ti aspettiamo anche te, così magari vieni in diretta insieme a noi per fare un progetto. Grazie tante Monia. Ecco, io ci sono. Stiamo aspettando tutti i temi. Ho finito. Allora, questo esperto che avete questo cerchio di carta che avete tagliato, sì, la dovete ritagliare. Dovete ritagliare uno spicchio, sì, dal bordo al taglio di 4 centimetri e mezzo circa. Cioè, tipo, vediamo se il mio errore mi torna utile. Non ridere, stai concentrata che questa è l'ultima pagina. No, sto cercando un righello. Vediamo allora se il mio errore mi torna utile. Dimmi Eleonora. Allora. Ripeti, dai, per favore. No, sta facendo uno schemettino per noi. Ok? E quel taglio? Deve fare il taglio lungo. Daran! Il mio errore mi è tornato utile. Così. Più o meno che dal bordo al taglio siano circa 4,5 circa. Ok, lo vado a ritagliare ulteriormente, ma sono contenta, il mio errore mi è tornato utile. Vedi? Brava. Claudia, ti sbrighi a fare quel taglio? Ora l'errore ti ha avvantaggiato, ma no. Yes! Ah, poi, 4 centimetri, ma... Eleonora, vero? 4,5 circa. Ok. Fatto. Mi sono persa la taglierina, no, eccola. Credo di averlo fatto bene, non un po', sì. Anche Claudia ha fatto il suo taglio. Ok.
Poi dovete impalare questo, questa tasca in modo che, non vada nel punto dove andrete a bucare per la rilegatura. Ok. Ok. Cioè la rilegatura, il buco deve andare solo nel fondo di Bazil. Allora, questa taschina, per incollarla, dovete mettere il biadesivo o la colla a caldo solo nel bordo. Ok. Ok? Ma anche la colla normale va bene, no? Sì, anche la colla normale. Quindi praticamente da un lato all'altro di tutto questo semicerchio, diciamo, un po' più grande semicerchio, solo nel bordo, e poi lo andate a incollare sopra a il bazil, facendo in modo che non vada a toccare, cioè che non vada a nel punto, e la tasca non vada nel punto dove poi si andrà a bucare. Ok. Ma il buco andrà fatto nella parte libera, quindi, del semicerchio? O non ho capito bene? Sì, sì, no, così. Ok. Ho incollato? Così. Anch'io? Perfetto. Il già fatto? Fatto? Okay. Ok. Perfetto. Ok. Allora, voi il buco non, cioè, l'avete tenuto un pochino laterale? L'avete considerato un po' laterale? In che senso, Eleonora? Cioè, nel senso, tu me l'hai fatto vedere come se lo tenessi tutto a destra. Ah, tipo così. No. No, no, in realtà l'ho lasciato... Che domande difficili che mi fai. In realtà ho lasciato libera interpretazione al momento. Ok, ok, perfetto. Allora, dentro questa tastina io ho messo due tag, due targhette che sono alte 9,5 circa per 5. Io le ho ritagliate da questo foglio che ne aveva vari, quindi diciamo che avevo già delle tag preimpostate e ho utilizzato quelle. Se no, le misure per le tag sono 5 per 9,5. 5 per 9,5, ok. E ne fate due. Allora, dietro a queste tag, davanti potete mettere una foto, dietro potete mettere un journaling, io qui le ho lasciate a libera interpretazione. Ok. Nel bordo della taschina potete aggiungere dei piccoli ritagli, oppure un pizzetto se vi piace. Io ho aggiunto dei ritagli delle tipo effimera. Ok. Ok. E poi andiamo con l'ultima copertina di fondo. Questa è finita. Ok, io per la tag intanto ne ho fatta una e poi dopo magari vedo quello che ci inserisco dentro. Tanto mi... la inserisci nella taschina, nel centro ci dovrebbero stare senza problemi. Sì, 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 ok. Qui intanto faccio vedere così. Ecco qua. Allora, siamo all'ultima copertina, ho capito bene? Sì. Quindi allora, il CD. Il CD finale. Allora, il CD finale, da un lato, quindi la parte che guarda verso le pagine, io ho messo una pattern, una carta fantasia, che ho lasciato pulita. Però potete decidere di mettere anche qui la stoffa. Ah, ok. Nella parte esterna, allora, io ho messo tutto a giro del pompon. Sì. Ok? Quindi pompon che gira a 360 gradi, tutto attaccato lungo il CD e sopra
ho attaccato un cerchio di stoffa liscia, cioè liscia uguale a quella della copertina frontale. Ah, carino, un'idea. Diciamo per chiudere la copertina. Ok. Pompon tutto attorno nella parte esterna e poi sopra stoffa uguale alla copertina frontale. Ok, e nella parte che volge all'interno una semplice carta pattern, giusto? Se invece ti piace di più la stoffa anche dentro, lì fate voi. Io ho messo la carta. Io metterò la carta e poi all'esterno invece lo farò in un secondo momento quando trovo il pompon giusto, e... però adesso metto una carta pattern, okay. Anzi basil, perché ci voglio fare poi un lavoro. Ok. Io farò la copertina esterna sempre di jeans e il pompon lo metterò e dentro metto una pattern da coprire semplice e poi magari ci metto una fotina o qualche abbellimento, un journaling, vediamo un attimo. Allora, però diciamo che l'idea è questa. Sì, perché parti le pagine vuote, cioè le pagine dove non ho messo abbellimenti, dove non ho messo niente, compreso quest'ultima, possono essere sfruttate per mettere delle foto, per mettere dei journaling, per mettere delle taschine o delle tag attaccate, insomma, degli altri abbellimenti, delle cornici, insomma, sono molto libere a sì. Interpretazione vostra. Certo. Allora, il pompon che ho usato io adesso per questa copertina è diverso dal pompon che avevo usato prima. All'inizio. Ok? Ma per una questione di resa, così per dargli più colori, più movimento? Sì, sì. Ma io, se questo pompon ho anche un altro colore, potrei optare. Sì, per muoverlo un po'. Potrei optare sempre con del pompon, però di un colore diverso rispetto a quello di prima. Sì. Ok. Mary è in sciopero. No, eh? Mary ha già tagliato una parte che incollerà, poi purtroppo non riesco a fare l'ultimo pezzo perché non ho il pompon qui con me, qui in questa stanza. Vabbè, dopo ci farai vedere. Certo, appena la troverò. Allora, io provo velocemente ad attaccare il pompon. Velocemente? Vedo che dopo questa diretta c'è molto fiducia nella mia velocità, ma potrei stupirti, Mari. Sì, ma sono sicura. Dai che ci siamo! Allora, ultima cosa, dopo farà l'assemblaggio, ma parziale, nel senso che tanto le pagine fronte e retro le avete già tutte incollate. Sì. Quindi, si tratterà di forare sia la copertina del fronte, e vi dirò come fare a forare il CD, sia tutte le altre pagine. Ok. Pronte? Sì. Sì. Allora, qua. Allora, vedo che sull'ultimo Eleonora ci ha abbandonato sulla rilegatura, sul rush finale, ci ha abbandonato. Comunque, nel frattempo, eccomi. Ecco, ripartita. Comunque, il pompon l'ho attaccato. Brava, Claudia. Io vado a prendere la mia macchina infernale. Sì, vai Eleonora, dici la parte finale allora. Allora, prendete la copertina rivestita con tutto quel giro
di jeans, di stoffa, di pantaloneria, quello che avete usato. Sì, sì. Poi, se non avete incollato il titolo e tutte oppure i ritagli per la copertina, non importa, tanto quella più o meno diciamo è uguale, quindi prendete la croppa dial e col sì. foro grosso, io ho lasciato questo, vedete qua? Sì. Ecco. Ho lasciato questo riferimento di misura perché così appoggiate il CD. Qua. Ok. Okay. Vedere bene. Sì. Ok. E poi schiacciate e vi fa il foro. All'incirca di quanto, Ele, ti sei portata dentro? Guarda, a metà, nell'attacca a metà, la vedi? Io ho l'altra però, quindi sì, anch'io sto cercando. Quanti centimetri più o meno? Eh sì, così ci... Aspetta, regoliamo anche noi più o meno, eh? Sì. È mezzo inch. Okay, centimetri mezzo perché... inch, quindi è circa esatto, un centimetro e qualcosa. Un mezzo. Non è... Uno e tre, uno e quattro. Uno, ok. Allora, anch'io ho l'altra grande. Quindi faccio un attimo una prova, così almeno vedo... Sì, infatti... dove va a cadere il foro. Allora, e direi che ci posso stare. Mi viene il foro tipo un centimetro e qualcosa. Sì, un centimetro e... Non sia troppo, che non sia troppo dentro, perché ovviamente quando poi si gira, dopo se c'è troppo margine, diventa un po' più difficile da girare le pagine. Okay, anche Laura sì. ce lo dice, che lei ha la più grande, allora, lei ha la grande. Allora... Quindi... grande non ce l'ho qua adesso, quindi la dovrei... Allora, ce l'ho io, facciamo così, faccio vedere come faccio io, poi magari Ele ci dice sì. se va bene o meno. Allora, io ho impostato questa grande proprio al limite. Perfetto. Quindi qua mi viene questa distanza qua, che è circa... 8 mm dalla parte più esterna del CD, e quindi poi questa è, non so se allora, si vede dal bordo, sarebbe questa. Ma il foro, che dice Leonora? Il foro è grande? Sì. Ah, ok. Allora io dal centro del foro ho 1,3. Ok, allora è quella la misura. Dal lato del foro io ho 1. Sì, più o meno sì, ci siamo. Sì, è quella. Possiamo quindi, bucare? Allora, faccio un attimo rivedere, perché alla grande abbiamo messo proprio la tacca sì. al bordo azzurro. Credo che sia l'ultimo, no, non è l'ultima. Vi faccio vedere, aperta, e poi chiusa, è proprio all'ultima step. Sì. Prima che inizi il colore nero con il foro. Possiamo bucare, Leonora? Sì, vi volevo dire che quando andate a bucare sì. La stoffa non si taglierà perfettamente. Ok. Quindi dopo poi un po' con la forbice andate a rifinire quella che rimane un po' sfilacciata, perché sennò non riuscite a inserire poi. Laddove la stoffa non aveva la colla e scappa, e possiamo sempre metterci della colla per bloccarla, no? Sul CD con la colla a caldo mi si è staccata. Che colla avete usato voi? Io ho usato la colla a caldo. Mi si è staccata. Per la carta usa questo, io uso il numero di adesivo. Sì,
se la colla a caldo non si è, si è staccata, può essere che magari era troppo, cioè si era già raffreddata. Ok, io l'ho fatto, sono riuscita. Anch'io la copertina l'ho fatta. Ok, questo. Ok. Okay. Dopo potete prendere la copertina che avete bucato. Ok. Prendete la prima pagina che è già assemblata fronte e retro con le pattern e tenetela come template. Aspetta. Intanto Sara dice che si è imbarcata a fare il resto della copertina a striscioline come il fronte. Quindi dice è stato bello, ma finirà fra una settimana. No, dai, siamo fiduciose. Laura invece ha la flash bound per incollare la carta. Ah, non la conosco. Dovrebbe essere non quella so. Con il flacone trasparente. Sì, mi sa che è quella. Ok, quindi? Allora, voi avete fatto il foro nella copertina. Sì. Prendete le pagine seguenti e lo usate come template e lo disegnate in modo che potete posizionare la vostra copertina e sulle pagine e decidere dove mettere il foro. Ok. Per la prima pagina vi ricordo che i pompon erano nella parte inferiore, quindi cercate più o meno di metterlo in modo che sia abbastanza centrato. Poi, ok. Un po' a sentimento. Comunque utilizzate la prima per fare la prima pagina utilizzate la copertina. Poi se dopo volete usare la prima pagina per fare come template di tutti gli altri fori, comunque fate disegno dei fori su tutte le pagine, poi ne bucate, io ne ho bucati una alla volta per sicurezza. Sì. Bucate anche l'ultima copertina finale dove c'è il pompon, la stoffa, eccetera, e poi dopo andiamo a assemblarli. Scusate, io ogni tanto ripenso. Ok, allora la prima pagina l'ho forata. Ora io sono a quella con la finestrina, che il foro deve rimanere dove? Anche io. No, ma la finestrina... Ah, sì, ok, scusa, sì. Allora, la finestrina, ecco, in questo caso il foro deve rimanere in quel dorsino attaccato. Ok. Perfetto. Barbara dice che è venuto molto carino, sono contenta. Brava Barbara. Brava, poi ce lo fai vedere? Eh sì. È sicuro. Deve essere un po' in alto. Che cosa, Laura? Un po' in alto? Il foro, dici? Allora, il foro io l'ho messo un po' in alto, ma non centrato, più verso sinistra. Quindi è già, facciamo finta ore 11 meno, no, ore, sì, 11. Circa. L'orologio digitale. Aspetta, non sento più niente. Così. Poi quell'altra. Oh, io mi sono dimenticata una. No, non è vero. Hai usato lo stesso pizzo per tutto, va benissimo. Basta. Ok, forati, manca l'ultima da forare a me. No, aspetta, c'ho anche la taschina. Mi pareva troppo bello di aver già finito. Come va Claudia? Ho fatto tutti i fori. Brava. Ho messo il pizzo, ho usato anch'io sempre lo stesso, anche quello della taschina. È carino. Sì. Molto carino.
Poi per la copertina finale io non ho la passamaneria con i pompon, ce li ho così. Lì li puoi mettere uno accanto all'altro anche. Li incollerò, sì. Carini. Sì. Mm. Silvia, il progetto finito, pochi minuti e si vedrà. Perché ricordo che abbiamo fatto tutto l'album su istruzioni di Eleonora, ma anche noi che lo stiamo facendo in diretta non l'abbiamo visto, ci ha dato solo indicazioni, quindi vediamo che cosa ne è uscito fuori. Presumo che ne usciranno degli album molto molto diversi fra loro. Pur avendo le stesse istruzioni, credo che poi gli stili saranno molto diversi. Maria Antonietta, sei silenziosa. Perché non vedo l'ora di vedere il risultato finale di Eleonora, però. E lì capiremo che abbiamo fatto tutt'altro, un album tutto nostro. Ma non era quadrato l'album? Strano. Ok. Siamo? Allora, sì. Per fare la rilegatura, per rimanere un po' in tema, io ho utilizzato una stoffa. Sì. E ho tagliato una strisciolina di 2 centimetri. Io ho utilizzato una stoffa completamente diversa, sia dalle pagine interne che ho usato, che dalla copertina, da quella che ho usato per la copertina. Quindi fate una striscia di stoffa, sì, o la tagliate o la strappate, circa 2 centimetri. Come lunghezza, allora, come lunghezza vi dovete un attimino regolare, perché voi inserite prima tutte le pagine e poi per chiudere con la stoffa fate un nodo, e io per regolarmi in modo che le pagine si girino bene senza problemi, le apro e tiro un pochino, in modo che tra una pagina e l'altra, quando sono aperti, ci sia almeno mezzo centimetro tra una pagina e l'altra, in modo che ci sia del gioco, perché altrimenti rischiate che si sforzino, si sfreghino tra di loro, si rovinino, e quindi comunque dopo un peccato. Se poi non avete capito, ve lo rispiego. No, molto chiaro. Io ho capito che facciamo questa strisciolina di stoffa, la infiliamo nei fori e facciamo diciamo poi un nodo, però lasciando un po' di spazio fra le varie pagine in modo che possano scorrere bene. Ok, per regolarti quanto spazio lasciare, cioè che se ne lasci troppo dopo tendono a essere un po'... cioè ognuna va per i fatti suoi, se ne lasci poco tendono a stare troppo vicine. Per regolarti apri le due pagine, sì, ok, cioè questo è l'album, tu ci metti dentro inserisci la stoffa per rilegare, e poi apri l'album in modo che le due pagine siano almeno a questa distanza. Ok. Quindi poi mezzo centimetro. Tiri leggermente, cioè fai un nodo leggero, poi tiri leggermente la stoffa in modo che siano a questa distanza e poi rinforzi il nodo. Ok. Come tocco finale io ho utilizzato una casetta del set delle casette dei legnetti, mm-hmm, e charms. Ah, molto carino l'idea. Quindi legato con un cordino dentro una finestrella e poi legato al nodo dell'album. Ok, molto carina l'idea. Sì, ci piace. Ok, Carla, vedo che ci scrive.
Dice che il suo album ce lo farà vedere fra una mesata, gli piace molto e vorrebbe trovare, diciamo, la stoffa e il lastrino che la convinca un pochino di più. E siamo noi, Carla, che ringraziamo te per essere stata con noi, insomma, spero che il progetto ti sia piaciuto, ma ha detto di sì, e quindi aspettiamo comunque anche fra un mese, ma sono sicura che lo finirei prima, la tua versione del nostro album, del progetto a sorpresa di oggi di Eleonora. Oh, Laura invece, Eleonora ci chiede, invece della stoffa, va bene anche un nastro per il regale? Sì, va bene anche un nastro. Perfetto, va quindi bene. Anche le rilegature può essere personalizzato. Oh, sì, sì. Claudia dice qualcosa? Si riesce a mettere l'occhiello o non ci provo nemmeno sul CD? Allora, in teoria sì, però deve essere un po'... Cioè, tipo questo, devi fare la prova, nel senso che devi avere della profondità per schiacciarlo. Proverò. Però non lo so, non ti posso rispondere con certezza. E l'ordine delle... mi dici l'ordine delle pagine? Copertina, poi c'è quello con il pizzo, poi? No, allora, copertina, poi c'è quello col pompon sotto... col pizzo sotto. Aspetta, lo faccio vedere casomai io mentre tu lo dici, Eleonora. Sì. Questo, che mi sa allora, che lei ha messo il pizzo. Quello, diciamo, con la metà pagina, giusto? Sì. Metà pagina. Poi sì, c'è. Okay. Poi, no, allora, Claudia, fai così. Già uno guarda l'altro. Quindi, copertina, poi metti quello, lo giri, così, poi stoffa che guarda quello, ok, poi retro c'è la finestrina, no, ah sì, scusa, sì, 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 finestrina, poi c'è pattern liscio e dietro stoffa, ok. Poi c'è pattern liscio e dietro pattern con cornicina tonda, perfetto. Poi c'è pattern liscio con dietro taschina, con le tag. Aspettate, lo vedete perché c'è un po' la luce che mi... Ok. E poi c'è copertina. Che qui ci andrai a mettere una carta a parte e poi chiude la stoffa. Perfetto. Che chiude l'album, giusto? Sì. Ok, Claudia, hai visto l'ordine? Ho visto, perfetto. Perfetto. Scusate, mi è partito l'auricolare. Ok. Allora, mancano solo, diciamo, da fare piccoli decori. Vediamo per noi che li abbiamo fatti adesso. E direi che però adesso abbiamo lavorato a questo album, vogliamo vedere il risultato. C'è qualcuno che prima vuole... C'era Barbara prima che ce lo vuole mostrare, prima di vedere il risultato di Eleonora? C'è sempre Barbara? No, non c'è più. Perché, a che ho capito, l'aveva già finita, è venuto molto carino, quindi... niente, vabbè, se non c'è, poi magari lo facciamo. Dimmi, Eleonora. Claudia, che l'ha finito. Ok, Claudia l'ha finito, quasi. Però magari ce lo far vedere, poi mancheranno delle decorazioni, credo. Ok, allora, intanto sta finendo di fare la rilegatura. E ecco il dubbio che abbiamo avuto è, si dice, puoi rimandarlo pompon o pompom, ci sono varie correnti di pensiero. Io ho visto a volte anche scritto pompon, quindi nel dubbio si può fare anche in quella maniera. Allora, mentre, diciamo, aspettiamo di vedere sia quello di Eleonora, quello di Claudia che sta finendo la rilegatura,
Niente, ricordo che comunque il video rimarrà visibile, quindi chi è rimasto indietro, chi ha iniziato sulla copertina potrà finirlo con calma e poi se ci farebbe molto piacere vedere il risultato e creeremo una, come si dice, un album fotografico sulla nostra pagina Facebook dove metteremo tutti i nostri lavori. Il primo sarà quello di Eleonora che è già finito e poi arriveranno a raffica, diciamo, tutti gli altri, anche quello di mio e di Maria Antonietta che finiremo insomma presto. Vero Maria Antonietta? Sì, dopo, prometto. Ok, Claudia mi sembra che sia pronta. Ok, mandiamola in full screen così ci mostra il suo album. Ecco. Ok, copertina. Questi li ho fatti con la stampante. Io ho usato il pizzo perché non ho la passamaneria e pompon. La finestrella, qua poi attaccherò delle decorazioni, la cornice, il cerchio, le tag, qui c'è la taschina dove devo fare le tag e sono riuscita ad attaccare anche i pompon che vi dicevo. Ma che carino, uno ad uno l'hai attaccato? Sì. Che brava Claudia. Bravissima, è bellissimo. Bravo. Complimenti, ci piace moltissimo la tua versione. Poi ecco, se ci mandi qualche foto lo mettiamo nell'album così facciamo vedere il risultato finale, ok? Quando finisco. Perfetto. Noi intanto io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi e di essere soprattutto stata in diretta perché sei stata veramente con noi e ci hai mostrato passo passo il tuo lavoro. Grazie mille e niente, ho visto che Sara ci diceva qualche altra cosa, che gli manca la rilegatura. Sara ce lo vuol far vedere? Sara, noi siamo curiosi. La provincia di Venezia. Di Venezia sei? Sì, dalla provincia. Ah, provincia, ecco. Dove Sara? Dove Claudia? Vicino a Noale. Saranno 30 chilometri da Venezia, un po' in mezzo tra Padova e Venezia, Treviso, sì. In mezzo. Conosco quelle zone, belle. Beh, noi siamo stati tutti un po' sparpagliati in giro per l'Italia per questa diretta. Ecco Sara che arriva. Ok, Sara che arriva. Allora, io intanto direi di salutare Claudia, che tanto siamo in chiusura, poi tanto Claudia l'album lo mandiamo direttamente sulla pagina, quindi lo puoi vedere anche se si stacchiamo, giusto dalla regia, perfetto, non voglio dire cose tecniche di cui non sono a conoscenza. E Claudia, grazie di nuovo per essere stata con noi, aspettiamo presto. Ciao le foto. Claudia, grazie. A tutti noi, grazie. Tecnico. Non ho capito. Grazie anche al tecnico. Ah, certo. Ringrazio anche lui, non so se l'hai sentito. Ciao, un bacione, grazie. Allora, nel frattempo ha detto che Sara arriva. Eccola. Ciao. Lei ha una pagina in più, forse, perché ricordiamoci. No, ho fatto un po' di gestione. Ok. Aspetta che capisco, Ok, ci siamo. Allora. Bello. Bello, Sara. Bello. Poi, questa è la prima pagina. Messa al contrario, scusate. Dietro è gialla. Questa è la pagina che avevo sbagliato. Dietro c'è il Basil. Va benissimo. Questa è la pagina con la finestra che si apre così. Aspetta. Bella l'idea delle piume. Bellissima. Dietro è azzurra. Questa è la coccarda del cavallo. È arrivato primo, è dorato, vedo. Fantastica. Questa è quella con la tasca. Ah, e hai messo, perfetto, un po' di pompon. E questo è il retro. Che hai fatto? Tu hai fatto con il metodo della copertina iniziale. Esatto. Molto 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 carino, bello. Vedete, bello, già da quello di Sara all'altro che abbiamo visto sono molto molto differenti fra di loro.
Sara, che grazie anche a te per essere stati con noi, per la tua versione, averci fatto compagnia. Grazie, e aspettiamo la versione finita per il nostro album. Ok. Un bacione e grazie mille per essere stata con noi. Ciao! Ciao, ciao Sara! Vabbè, ora Barbara non c'era, ha detto che l'aveva finito, Carla ha detto che non voleva apparire. Svegliamo il mistero? Eleonora, sì. Dai! Vediamo, diciamo, l'album originale. Allora, questo... Che bello! Che bello! L'ho rivestito tutto col jeans, poi ho messo qualche casetta, qui c'è il charms del legnetto. Allora vado in apertura, che bello, sì, molto molto bello. Aspetta, sì. Siamo qui in attesa. Ah, che dolce. Dove scriverei tutto il journaling su queste righe. Questa è la pagina della stoffa. Ah, molto bella questa stoffa floreale. Che bella. Sembra un po' un jeans stampato. Sembra un jeans stampato, è una cotonina tipo vellutata, tipo con le coste. Si vede, molto bella, che bella. Poi questa è la finestrella. Bella. Questa è quella col pizzo. Sì. Che io devo finire. Anche io. E dietro ho riutilizzato la stoffa fiorata. Ok. Poi questa è la carta patter con le casine. Carina. Questo è il retro con la cornice, ecco così, con la cornice tonda, e questa è la pattern pulita. Aspetta che qua mi è cascato... sì, cascano sempre questi album. Sì, mi è caduto tutta la... Poi questa è la pagina con la taschina. Sì. Poi ho messo questo bordino qua. E queste sono le targhette. O dove lei, ha applicato delle... Ho fatto lei. Ho fatto lui. Delle figurine. Sì. Questa è la finale con i pompon azzurri e dietro ho messo il jeans. Molto molto carino, è veramente delizioso. Poi ho utilizzato questo scozzese, questo bianco e nero per bello fare. Ah, sì, infatti è diverso da tutto, però ci sta molto molto bene. Ma guarda, l'idea del progetto è molto speziosa, a me è piaciuta tantissimo, e anche la tua versione è veramente veramente bella, molto delicata, molto 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 carina. Bene, bello, grazie Eleonora. Divertite insieme, che hanno partecipato molte persone, e che poi il bello sarà vedere tutte le interpretazioni di tutte, perché è bello quello alla fine di un progetto, secondo me, non è tanto farlo uguale, ma è proprio la condivisione di qualcosa e ognuno che l'abbia realizzato come più gli è piaciuto. È vero. Bene, ragazzi, io a questo punto chiuderei questa diretta, e intanto io ringrazio sia Eleonora di questo bellissimo progetto che ha condiviso con noi, e Maria Antonietta che ci ha fatto compagnia per questa... Ma già finito? No, vado a finire il progetto. Va bene, e ci ha fatto compagnia come special guest. E quindi ragazzi, io intanto vi ringrazio tantissimo per questa disponibilità, e sono sicura che questa iniziativa che abbiamo lanciato oggi verrà riproposta, e quindi per chi ci segue, insomma, se non ha potuto seguire questo appuntamento, insomma, ci saranno altre occasioni
per fare dei progetti con noi, soprattutto interagire con noi, perché vogliamo anche non solo farvi il progetto, ma anche farvi partecipare alle nostre dirette. Bene, io chiudo, do un bacione di nuovo ad Eleonora e a Maria Antonietta e niente, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti di averci seguito, è stata con noi. E anche giustamente Leandro, no, non è vero, ti stavamo salutando tutte, che ci ha seguito e supportato nella parte tecnica di questa divertente diretta. Un bacione a tutti e grazie, grazie a alla tutti. Prossima. Ciao. Ciao.